Didatta 2024, siamo con Maestro Libero Iannuzzi, un maestro possiamo dire speciale, un insegnante che si reca nelle scuole, insegna musica, insegna ad insegnare musica anche ai docenti. Libero, cosa porti nelle scuole? Qual è l'obiettivo della tua presenza negli istituti scolastici? Allora, la musica è una materia curricolare sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola primaria. Molti non la sanno questa cosa, alla primaria c'è addirittura il voto in pagella per musica. Quindi le insegnanti dovrebbero fare musica con i bambini, ma purtroppo spesso per mancanza di adeguata formazione non sono in grado di farlo. Allora io supplisco a questo o entrando personalmente nelle scuole a fare io musica con i bambini, o attraverso i libri, i testi didattici, tutta la divulgazione didattica che ho creato e diffuso in questi anni, fornisco agli insegnanti gli strumenti per poter fare loro in prima persona musica con i loro bambini anche senza sapere nulla di musica. La maggior parte degli insegnanti che utilizzano le mie attività non sono musicisti, eppure riescono, perché sono attività facili e divertenti, a realizzarle con i loro bambini. Tutte le attività che io propongo rispettano le linee guida del mio indicazione nazionale del 2012, cioè perseguiamo quegli obiettivi, non è che la buttiamo in caciara, come si dice a Roma, però in una maniera facile e divertente soprattutto. Quindi porto la musica e il divertimento anche. Allora, Libero è anche autore di testi, esatto, per la didattica, testi di musica, realizza anche spettacoli didattici. Sì. Io ho scritto 8 libri di musica per bambini, l'ultimo con Mondadori, e adesso uscirà tra qualche mese il 9°, che sono appunto testi per avvicinare i bambini alla musica attraverso canzoni, filastrocche, giochi, personaggi, tra cui Rocco il Cocco, che è il mago della musica che tutti i bambini conoscono, e poi faccio incontri con le docenti formativi e incontri anche con i bambini, perché i bambini che dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Sardegna mi conoscono tramite video, poi mi vogliono incontrare, quindi io viaggio, vado nelle scuole, incontro i bambini e suoniamo, cantiamo insieme. Io credo che quando si suona in una classe si crea un'atmosfera speciale. Beh, la musica è un canale privilegiato per comunicare con tutti, in particolare con i bambini con difficoltà, con disabilità, bambini con i quali in altre maniere più tradizionali è difficile a volte entrare in relazione. La musica tocca corde profonde della nostra intelligenza emotiva e quindi attraverso di essa riusciamo veramente a creare un'atmosfera di unione, di condivisione, di inclusione, ecco, con tutti i bambini. Diceva un grande didatta della musica: nel gioco della musica vinci chi arriva insieme. L'attività musicale non è competitiva, è un'attività corale, un'attività di gruppo. Quanto gli insegnanti colgono questa sensibilità? Guarda, devo dire, almeno quelli con cui sono in contatto io, che sono più di 80.000 quelli che mi seguono sui social, sono tutti molto contenti del fatto di poter riuscire finalmente a fare musica con i bambini. E la cosa più bella, la più grande soddisfazione è leggere i loro commenti pieni di gratitudine. Sono felici gli insegnanti perché finalmente sono riusciti a fare qualcosa di bello che credevano di non essere in grado di fare. Tante volte mi raccontano proprio di essere riusciti a coinvolgere quei bambini più difficili, i bambini oppositivi, i bambini con disabilità. Questa è una soddisfazione. Mettiamoci nei panni di un insegnante di scuole primarie, anche delle scuole medie, che vuole chiamare Libero. Si deve dotare la scuola di attrezzature particolari? Basta un impianto audio, ma la prima cosa che consiglio di fare agli insegnanti è cominciare a visitare il mio sito, le mie pagine social, cominciare a provare le prime attività. Se gli piacciono, se funzionano, se piacciono ai loro bambini, poi piano piano tutto il resto verrà da sé. È una domanda generale: si svolge soltanto un'ora a settimana di musica a scuola? È poco? Allora, ognuno tira acqua al suo mulino, quindi io da musicista dico è poco, ovviamente chi insegna storia e geografia dirà altrettanto. Però un'ora, ma già se si facesse quest'ora tutte le settimane sarebbe... Questo non avviene? Non sempre, perché appunto gli insegnanti, non sapendo bene, poveretti, cosa fare, quindi, a volte nell'ora di musica fanno italiano, geografia... Quindi questo hai ravvisato, che poi in realtà sì, la musica, questo è un messaggio che mandiamo anche al Ministero dell'Istruzione, in realtà la musica non sempre viene, diciamo... eseguita per quello che è previsto per le 33 ore annue. Sì, purtroppo è quello che accade in molti casi. Canoniche.
Un'ultima cosa, allora, qui a Didatta 2024 sei stato nominato ambasciatore della fiera. Esatto, io sono qui come ambasciatore. Nella giornata conclusiva, diciamo in mattinata, si realizzerà un evento particolare, cioè suonerete l'inno d'Italia, tu coordinerai questo evento alla presenza e con l'ausilio di tanti insegnanti. Ci puoi spiegare cosa avverrà? Allora farò vari eventi, uno oggi e due domani. Il principale è quello di domattina alle 11.30. Più di 150 insegnanti impareranno con me a suonare l'inno italiano con la body percussion e con gli strumenti. Lo faremo insieme, quindi poi ci sarà la performance di tutti questi insegnanti e insegnerò loro come poi insegnarlo a loro volta ai loro eventi. Quindi per concludere, gli insegnanti non solo fanno teoria ma anche pratica. No, soprattutto prima la pratica, poi la teoria, questo lo dico sempre. Bene, con questo messaggio salutiamo il maestro Libero Iannuzzi, esperto di musica. Che devo dire? Ciao. Grande.